Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuova puntata della Casa della Pallamano, nuova settimana dedicata all'approfondimento che riguarda soprattutto il Campus Italia, la squadra federale che fa base all'interno del centro tecnico federale di Chieti. Non soltanto però, perché Chieti sarà anche casa della nazionale femminile che nel corso della prossima settimana si radunerà qui e il prossimo sabato 8 aprile affronterà la Slovenia per l'andata del secondo turno di qualificazione ai campionati mondiali. Andiamo con ordine, però partiamo proprio dal Campus Italia che la settimana scorsa, sabato, ha chiuso un vero e proprio tour de force, 3 partite nel giro di 7 giorni, sconfitta l'ultima in ordine temporale sul campo dei campioni d'Italia del Conversano, ma in precedenza erano arrivate 2 vittorie consecutive, l'ultima soprattutto casalinga nella casa della pallamano contro il Romagna, quella ancora precedente di cui avevamo parlato nella scorsa puntata contro il Secchia Rubiera, era in campo. È stato tra i protagonisti di queste sfide il nostro ospite di oggi. Saluto con piacere Jacopo Cioni alla sinistra del campus. Ciao Matteo, ciao a tutti. Come stai? Non benissimo, da quello che so. No, dai, abbastanza bene, non mi lamento. Problemino alla caviglia, ma niente di grave. Fa parte del gioco. Assolutamente sì, e ovviamente per i ragazzi del campus fa parte del gioco anche proseguire il percorso stagionale. Nella tabella di marcia il prossimo appuntamento è rappresentato dalla trasferta ancora in Puglia, questa volta sul campo della Sidea Group Fasano. È il penultimo impegno della stagione del Campus Italia, non soltanto, è anche il penultimo impegno ufficiale proprio per i ragazzi del campus, che poi chiuderanno il biennio e si trasferiranno ciascuno nei club che individueranno e con i quali troveranno naturalmente gli accordi, le normali logiche di mercato al termine della stagione. Adesso prima facciamo il punto nel servizio e poi ne parliamo con Jacopo Cioni. Ultimi 120 minuti della stagione per la Serie Gold, che però poi punterà i suoi riflettori sulla post season e per il Campus Italia. E per quanto riguarda la squadra federale, a differenza delle formazioni molto in alto o molto in basso nella classifica, qualificate quindi ai playoff oppure ai playout, le sensazioni sono realmente quelle di chi chiude la propria annata e soprattutto la propria esperienza in Abruzzo. Per i talenti del campus, infatti, le sfide di sabato a Fasano e del 15 aprile prossimo nella casa della pallamano contro Carpi saranno le ultime 2 del biennio vissuto all'interno dell'Accademia Federale. 2 anni trascorsi sul campo tra allenamenti e campionato, prima di Serie A2 e poi di Serie A Gold. 2 anni nei quali la pallamano italiana ha visto crescere questi giovanissimi giocatori in maniera esponenziale e per quasi tutti questi sono mesi di decisioni e di scelte. Conclusa l'esperienza del campus, infatti, sarà tempo di collocarsi in un nuovo club. Qualcuno, come Cristian Manojlovic, conosce già la sua prossima destinazione, mentre per tanti altri sono giorni appunto di valutazioni tra offerte e proposte arrivate dall'Italia e non. Nel frattempo anche a Chieti si pensa al futuro. Riccardo Trillini, alla guida dello staff tecnico azzurro, ha convocato al centro tecnico 40 atleti nati tra 2006 e 2007. Tra loro verranno selezionati nuovi prospetti da inserire all'interno dell'Accademia del Campus Italia, pronto perciò a rigenerarsi per ricominciare con il percorso intenso fatto di allenamenti quotidiani e che avrà sfogo nella nuova Serie A Silver introdotta dalla federazione a partire dal prossimo anno. Nell'organico del futuro, a fare da apripista, ci saranno Simone Gianbartolomei e Alfonso Didone, 2 atleti del 2006 introdotti anzitempo già da questa stagione proprio nel progetto Campus. L'obiettivo non cambierà. Lo staff tecnico azzurro lavorerà ancora con l'intento di immettere nel 2025 e al termine di un altro biennio di lavoro nuovi atleti di prospettiva azzurra nel panorama della pallamano nazionale. E allora Jacopo, abbiamo fatto il punto nel servizio, abbiamo parlato prima del servizio di questo percorso, delle ultime partite che avete vissuto, partiamo dalle 2 vittorie che sono la parte dolce naturalmente del racconto. Beh, ci siamo tolti le nostre soddisfazioni, abbiamo fatto 2 partite veramente belle, abbiamo giocato bene e abbiamo portato a casa anche 4 punti e diciamo che la fortuna non, o comunque la nostra bravura nel giocare non è durata, è durata fino a Conversano, dove abbiamo comunque giocato contro i campioni d'Italia e si sono rivelati appunto campioni d'Italia. Indubbiamente, però si poteva mettere in conto naturalmente poi la sconfitta sul campo di Conversano. Ecco, è una stagione che vi ha messo davanti a esami diversi, perché avete affrontato squadre comunque che lottano per la salvezza e che soprattutto Rubiera avevano tanto bisogno di punti, siete andati in casa loro e avete giocato davvero una grande partita. E poi però dall'altro lato c'è un altro tipo di prestazione, quella contro squadre come il Conversano, dove è difficile, praticamente impossibile in questo momento della vostra carriera sportiva
riuscire a vincere, ma c'è tanto da imparare comunque. Sì, assolutamente. Abbiamo giocato tantissime prove diverse e sono tutte partite che ci fanno bene. Abbiamo comunque tutti 18-19 anni e sono tutte partite che si aggiungono al nostro repertorio e fanno esperienza. E quindi sia giocare contro i campioni d'Italia che contro squadre che comunque hanno bisogno di punti diciamo in fondo alla classifica, servono tutte. Come ti senti cresciuto in questi 2 anni di Campus Italia? Io penso di parlare a nome di tutti i miei compagni e mi sento cresciuto dal punto di vista umano, dal punto di vista di giocatore, dal punto di vista di uomo, proprio di persona, e sono sicuro che è una delle esperienze che mi rimarrà impressa per sempre. E non ho niente di cui lamentarmi. Poi continuiamo a parlare di questo perché ovviamente sono settimane per tutti voi particolarmente intense anche da un punto di vista emotivo, perché sono indubbiamente le ultime assieme, almeno le ultime di campionato, poi rimarrete, visto che siete ancora piccoli, rimarrete fino al termine dell'anno scolastico, però poi dovrete lasciare Chieti, verrete sostituiti da un altro gruppo di 17-18 atleti del biennio 2006-2007. A proposito, ci saranno le selezioni proprio nel corso di questo fine settimana, si apriranno tra il 2 e il 5 aprile all'interno della casa della Pallamano di Chieti. Facciamo un passo indietro, però torniamo al Pala San Giacomo di Conversano, la casa dei campioni d'Italia, e ascoltiamo le parole di Pasquale Maione, che era intanto un ex della partita perché ha vinto con la maglia di Conversano tutto quello che era possibile vincere a livello nazionale da giocatore, cioè tornato da allenatore del campus. Io volevo solo che i ragazzi avessero in testa di provare a giocare contro una delle migliori squadre d'Italia, e l'hanno fatto, sono contento. Qualche palla persa stupida sicuramente c'è stata, potevamo fare meglio noi. Io credo che il Conversano pure abbia giocato una buona partita ma non abbia spinto tanto sul acceleratore, ma quello che ci serve a noi è fare questo tipo di partite contro gente esperta. Io dico sempre che una partita equivale almeno a 3 allenamenti, quindi giocare contro gente così forse equivale anche a 4 allenamenti, e oggi sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Poi chiaramente il divario si è visto tutto e il risultato finale è più che giusto. Siete più o meno quasi al termine di questo percorso con questi ragazzi, ora mancano 2 partite, fondamentalmente già un primo bilancio potresti già stenderlo. Sì, ma non possiamo che essere contenti, perché penso che abbiamo portato avanti tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo sono cresciuti, credo che si veda anche a vista d'occhio, e lo dimostra il fatto che ovunque andiamo vengono chiamati da molte società, tutti vogliono questi ragazzi l'anno prossimo, e questo per noi è un segno che abbiamo lavorato bene. Sono ragazzi, ricordiamo, ancora 2004-2005, quindi hanno ancora tutta la carriera davanti, chiaramente devono migliorare tanto, però hanno capito che possono stare in questo mondo e che l'anno prossimo ognuno di loro farà scelte diverse per inserirsi in gruppi dove poi cresceranno veramente, perché lì ci saranno i grandi, i vecchi senatori che gli aiuteranno a capire che cos'è la vita nello spogliatoio, la vita in campo. Qui adesso sono tutti giovani e quindi forse devono crescere dal lato caratteriale, noi li abbiamo cercato di far crescere dal lato tecnico e tattico. Credo che il miglioramento sia netto, poi non sta a me giudicare, ma personalmente sono molto contento. Giusto per concludere, un giudizio un po' sulla parte alta della classifica, ora a 2 giornate dal termine. Oggi hanno vinto Fasano, Merano e Sassari, quindi diciamo le squadre che al momento sono in zona playoff. Secondo te può succedere qualcosa? Stanno una serie di scontri diretti ancora in queste ultime giornate, o diciamo extra campo a parte, oppure grosso modo vedi che la classifica finale possa essere questa? No, io credo che nonostante la penalizzazione che è stata afflitta ieri alla squadra, penso che ancora ci possono essere possibilità, perché Sassari ha avuto un infortunio grosso, è un po' in difficoltà, certo loro lotteranno con i denti fino alla fine per raggiungere l'obiettivo, ma penso che possa succedere di tutto. Chiaramente Bressanone la vedo favorita perché è quello che ha dimostrato tutta l'annata, però poi dopo andare a vincere a Fasano oppure una partita in casa si può sbagliare, gli equilibri possono cambiare, non c'è un pizzico avanti Bressanone, ma credo che ce ne saranno delle belle. Abbiamo ascoltato le parole di Pasquale Maione, il tecnico del Campus Italia. È vero che vi stanno chiamando tutti, come dice il mister? Si può dire. E tu, insomma, come ti stai orientando, soprattutto al di là della squadra, che non ci sono ufficialità, quindi non ti chiedono, non siamo qua per fare mercato, puoi stare tranquillo, ma dopo questi 2 anni di campus, che consapevolezze hai dal punto di vista atletico, sportivo e dal punto di vista umano? Che cos'è oggi per te la pallamano? Io penso che già venendo qua al campus è stata proprio una dichiarazione d'amore verso la pallamano.
e questo mi ha fatto crescere dal punto di vista tecnico-tattico grazie ai miei compagni e ai miei allenatori. E, però come ho detto prima, ha fatto crescere anche dal punto di vista umano e io sono super contento di riuscire a continuare a portare avanti questa mia passione per la pallamano e riuscendo a togliermi anche delle soddisfazioni e nel mentre anche portare avanti lo studio, perché comunque per me è sempre molto importante. Che settimane sono queste, visto che siamo arrivati quasi alla fine? Beh, sono settimane in cui si sente un po' la pressione, comunque stiamo notando che sta per finire e quindi un po' siamo un po' tristi sicuramente riguardo questa cosa qua, ma come ho detto prima non abbiamo niente di cui pentirci o comunque da rammaricarci, perché è stato un tunnel bellissimo e anche se ora stiamo vedendo le luci in fondo al tunnel è stato comunque bellissimo. E che effetto ti farà vedere per esempio questo fine settimana questi 40 ragazzi che arriveranno magari spaventati come lo eri tu quando hai fatto le selezioni? Probabilmente è molto probabile, probabilmente li vedremo spaventati, eccitati sicuramente. E ci vedranno un po' come i fratelli maggiori probabilmente, però li vedo sempre come dei ragazzi molto fortunati che potrebbero avere la possibilità di passare quello che vivere quello che ho vissuto io in questi 2 anni, ed è stato veramente bellissimo. Nel frattempo bisogna terminare il campionato, restano come dicevamo 2 giornate di Serie A Gold, pronostico chiuso probabilmente nella partita di sabato prossimo contro Fasano, decisamente più aperto invece per l'ultima giornata in casa contro Carpi. Vediamo in grafica proprio la classifica della Serie A Gold dopo le gare della 24esima giornata, una classifica che vede il Brixen di Stefano Arcieri e Riccardo Di Giulio, 2 teramani, 2 abruzzesi in vetta alla graduatoria, quasi sicuro di essere aritmeticamente primo e di entrare soprattutto da prima della classe ai playoff. Campus a 9 punti, che sono gli stessi del Carpi, che sono 3 in più del Romagna, che sono appena 2 in meno del Secche Rubiera. Soddisfatti di questo cammino? Assolutamente, assolutamente soddisfatti. Siamo cresciuti tutti dal punto di vista tecnico e tattico e ci siamo tolti appunto le nostre soddisfazioni. Avresti detto ad agosto che oggi avreste raccolto 9 punti? Sinceramente non pensavo 9 punti, ma comunque sapevo che avevamo il potenziale di fare bene. Campionato invece, rivedendo un attimo la classifica? Me lo aspettavo abbastanza, anche se purtroppo per il Conversano dopo la penalizzazione, ma il Brixen ha mostrato fin dall'inizio che era assolutamente superiore alla maggior parte delle squadre. Quali sono le differenze, ecco, che hai riscontrato? Perché voi avete giocato l'anno scorso la Serie 2 e sì. Si può pensare magari di una squadra che fa 9 punti in Serie A Gold che l'anno scorso abbiate stravinto la Serie A 2, invece no, avete zoppicato anche più di qualche partita. E invece poi quest'anno, perché probabilmente è tipico delle squadre giovani, siete esplosi e quindi avete fatto probabilmente in prospettiva e anche in proporzione un cammino decisamente migliore rispetto a quello dell'anno passato. Però che differenza hai trovato tra i due campionati? Dal punto di vista tattico e tecnico non c'è niente a che vedere, la Serie A 1 Gold è 100 volte più difficile e sfidi dei giocatori veramente dal punto di vista tecnico e tattico fortissimi, e l'esperienza si nota tanto, perché comunque molte partite abbiamo fatto la nostra partita anche per esempio contro Brixen o anche Conversano, ma l'esperienza si vede, comunque si nota questa differenza. Certamente. Vediamo anche il prossimo turno con le partite che si giocheranno sabato. Dicevamo del campus che farà visita alla Sidea Group Fasano. Fasano già sicura di giocare i playoff, ma che ha bisogno comunque di vincere perché deve garantirsi comunque il suo piazzamento, almeno il terzo posto, ma ha ancora la possibilità di superare Merano in seconda posizione. Bolzano, Alpena, Merano, derby d'Alto Adige. Super partita quella tra il Bressanone capolista e la Raimond Sassari, che qualora dovesse centrare almeno un punto otterrebbe la qualificazione matematica ai playoff. Carpi Conversano, Team Network Albatros Siracusa che affronta in casa il Romagna, Pressano Secchia Rubiera e Cassano Magnago Banca Popolare Fondi. Questo è il quadro per quanto riguarda la Serie 1, la Serie Gold, dunque la Serie Gold al maschile. Serie 1 invece, stavo già facendo un salto in avanti, che è al femminile e che chiama in causa soprattutto la Starmed TMS Teramo. Un momento complicato ancora, stagione complicata per la neopromossa formazione
abruzzese che comunque ha ancora la possibilità di evitare la retrocessione diretta, di qualificarsi quantomeno ai play-out e quindi poi di potersela giocare negli spareggi salvezza di fine stagione. Ultima uscita per quanto riguarda Teramo con una sconfitta abbastanza netta ma anche preventivabile sul campo della C Lifestyle Erice, formazione trapanese siciliana che è già sicura di giocare i play-off scudetto. Al termine della partita le parole sono quelle dell'allenatrice Daniela Palarie. Sconfitta per il Teramo 34-18, che partita è stata? Molto complicata, ci aspettavamo comunque, io mi aspettavo soltanto che le ragazze dovevano fare quello che avevamo lavorato, perché per noi è importante le altre partite, non queste, e quindi noi andiamo per la nostra strada e vediamo che succede. Teramo che ha perso contro Erice, però è proprio da questo atteggiamento che deve ripartire in ottica salvezza. Sì, infatti io sono molto contenta per le mie ragazze che hanno dato oggi in campo, anche perché siamo in minoranza con delle ragazze, si è vista la nostra panchina, quindi io non ho niente da dire a loro, sono contentissima, soltanto che devono lavorare ancora di più, comunque hanno migliorato tantissimo da quando diciamo che ultimamente cerchiamo la nostra strada e quindi andiamo su una buona strada. Ogni giorno si migliora di più in campo, quindi sono contentissima. Poi si vedrà, certamente tutto sarà per noi difficilissimo perché abbiamo cominciato tardissimo a essere una squadra, per dire, e quindi proviamo fino alla fine. Sostanziamo il tutto con la classifica, vediamo la grafica, Teramo ancora fanalino di coda con 4 punti, ma come vedete solamente l'ultima della classifica retrocede direttamente, Teramo quindi ha ancora la chance di agganciare e di superare la Libest Espresso Mestrino, in quel caso Teramo avrebbe comunque la chance di giocarsi tutto nei play-out, dove sono già sicure di scendere in campo sia le toscane del Tusce Prato sia le trentine del Mezzocorona, mentre rimane in ballo l'ultima posizione con Casalgrande Padana e Secur Fox e Ferrara che sono appaiate a quota 16 punti. Vediamo in successione anche il prossimo turno con la sfida delicatissima e molto complessa per quanto riguarda il pronostico, per quanto riguarda la Starmet TMS Teramo che dovrà affrontare le Brixen su Tirol e poi via via tutte le altre gare. Peraltro c'è l'incrocio teramano con il Brixen, nelle cui fila milita Giorgia Di Pietro, giocatrice proprio di origini teramane, campione d'Italia in carica l'anno scorso con la maglia del Brixen. Rimaniamo in tema di pallamano femminile, parliamo però di nazionale, perché come dicevo nel corso dell'apertura della trasmissione, a Chieti, nella casa della pallamano, si giocherà sabato 8 aprile alle 18:30 la gara tra Italia e Slovenia, andata dei playoff di qualificazione ai campionati mondiali del 2023 femminili, biglietti in vendita su Viva Ticket. Prima però vediamo l'elenco delle convocate che saranno a disposizione del direttore tecnico Giuseppe Tedesco a partire dal prossimo 2 aprile, si raduneranno domenica le atlete. C'è il grande ritorno di Anika Niederwieser, non riguarda da vicino l'Abruzzo, non riguarda da vicino Chieti, ma Anika Niederwieser che torna in nazionale dopo 5 anni. Si tratta di una giocatrice di 31 anni che milita nel Thüringer, nel massimo campionato tedesco, senza tema di smentita la giocatrice italiana più forte in attività in questo momento, ed è una gran bella notizia naturalmente per Giuseppe Tedesco e per Elena Barani, una vecchia conoscenza di Teramo che è la sua vice allenatrice in nazionale. Dicevo, biglietti in vendita su Viva Ticket, anche in questo caso possiamo vedere la grafica, c'è la possibilità di acquistarli online su vivaticket.com oppure diversamente direttamente al centro tecnico federale di Chieti nel giorno della partita, lo ripeto ancora una volta, sabato 8 aprile ore 18:30. Ultima cosa, ultima nota di servizio per quanto riguarda questa prima parte, sempre dedicata al Campus Italia, in questo caso alla Pallamano Azzurra, la possibilità di effettuare un acquisto online, si tratta dell'album delle figurine. Prima di vedere la immagine e la macchia, ti faccio vedere la tua figurina, questa è la figurina di Jacopo Cioni, e, insomma, mi è uscita, ho aperto tanti pacchetti. Il mio pacchetto. Assolutamente, ti ho anche scritto, sono stato insomma puntuale. Vediamo l'immagine per capire appunto dove acquistarlo, naturalmente, qualora siate appassionati di pallamano, qualora vogliate collezionare le figurine dei campionati di Serie A Gold e Serie A 1, disponibile in edicola, in questo caso a Chieti, non in edicola, bensì all'interno della casa della pallamano e quindi nei punti vendita dedicati oppure sul portale fgh.achinda.com, l'album per la prima volta
nella storia della pallamano l'album ufficiale della Federazione Italiana Gioco Handball. Adesso andiamo in pausa e poi dedichiamo la seconda parte alla Serie A2 e anche a una piccola sorpresa. E questo è il promo di Italia-Slovenia, lo ripeto ancora una volta, sabato 8 aprile, ore 18:30 nella casa della pallamano di Chieti. Sono playoff di qualificazione ai campionati mondiali del 2023. Jacopo, come ci si sente a vivere nella casa della pallamano, un impianto completamente dedicato a questo sport, dove si respira pallamano H24? Ormai è la mia seconda casa, quindi con tutti gli allenamenti che faccio lì 8 volte a settimana è come la mia seconda casa. Insomma, diciamo che questo, ecco, probabilmente ha contribuito a farvi innamorare ancora di più di questo sport, perché poi quando si vive una settimana come quella che inizierà il 2 aprile, in cui ci sarete voi, ci saranno le selezioni del prossimo Campus Italia, ci saranno le nazionali sia di beach handball sia indoor, è davvero pallamano tutto il giorno. Sì, la mangiamo tutti i giorni, tutto il giorno. La vorrebbero tanto mangiare un pochettino di più le due formazioni abruzzesi invece impegnate in Serie A2, per riprendere le tue parole, sono la Lions Teramo e la Presti Terra Pescara, per le quali invece continua il momento di grande difficoltà nel campionato di Serie A2. Vediamo in grafica la classifica, si è giocata la settimana scorsa la 24esima giornata, Lions Teramo e Presti Terra Pescara sono entrambe uscite sconfitte, quindi in questo momento la situazione è veramente complessa, con due sole partite da giocare, con Monteprandone staccato a più 3, due gare che rimangono per la Presti Terra Pescara, è già matematica, aritmetica la retrocessione nel campionato di Serie B del prossimo anno, anche se bisognerà capire quello che accadrà, visto che c'è la possibilità comunque attraverso la nuova formula dei campionati, con la Serie A bronze, la Serie A silver e la Serie A gold, ci sarà la possibilità comunque di muoversi attraverso dinamiche probabilmente legate a reintegri e a ripescaggi, ma questo nessuno può dirlo, lo vedremo nel corso dell'estate. Vediamo anche il prossimo turno con la sfida che vedrà la Presti Terra Pescara in trasferta sul campo della Pantarei Modena. Invece, per quanto riguarda la Lions Teramo, gara casalinga contro i marchigiani del Chiaravalle. Noi siamo in chiusura, prima però di chiudere appunto con la nostra coda, con il nostro filmato d'uscita, vediamo una interessante iniziativa che si è tenuta a Chieti e che ha preso corpo, sta prendendo corpo proprio a Chieti, possiamo vedere le immagini, si tratta di iniziative sportive che riguarderanno almeno 170 ragazzi disabili e normodotati e coinvolgimento di almeno 100 giovani tra i 6 e i 14 anni che vivono in condizioni di difficoltà economiche e familiari, e sono gli obiettivi del progetto Play Quarter, che vede come capofila la Pallamano Chieti, che si svolgerà all'interno del centro tecnico federale La Casa della Pallamano nell'ambito del bando Sport di Tutti, promosso da Sport e Salute e sviluppato proprio in collaborazione con il Comune di Chieti. Questo a testimonianza e a dimostrazione di come il centro tecnico federale possa rappresentare un valore aggiunto non soltanto per l'attività di vertice delle nazionali azzurre, ma anche per tutta la collettività e per il territorio abruzzese, e in modo particolare ovviamente per il comune che la ospita, per il comune di Chieti. È arrivato il momento di salutarci, manca ancora qualche minuto, ma lo dedicheremo alla sorpresa di cui vi parlavo in precedenza, visto che è stata pubblicata sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball la nuova puntata di Campus Italia alla serie. Il protagonista, me ne pento, non è Jacopo Cioni, che sarebbe sempre il protagonista ideale per questo, viste le tue doti da attore indiscutibili,
hai una seconda carriera, questo l'abbiamo già detto tante volte, qualora non dovessi giocare a pallamano. Il protagonista in apertura è Ivano Rossi, io intanto ringrazio Jacopo Cioni. Grazie a te. E noi con la Casa della Pallamano ci ritroviamo la prossima settimana, sarà una puntata terribilmente, tremendamente, ma con grande gioia naturalmente azzurra, perché come detto l'8 aprile poi c'è la gara tra Italia e Slovenia. Campus Italia alla serie lo trovate sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, buona pallamano a tutti, ciao ciao. Qualche tempo fa ho letto una frase che mi è rimasta in testa. Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere. Non chiedetemi dove e quando l'ho letta, ma mi piace. Mi piace perché parla di me. Perché parla di noi. Mi piace perché parla del Campus Italia. Voglio dire, quando scegli di far parte di un progetto come questo, sai già che lo farai guardando al domani. Non sai bene cosa ti aspetta, ma sai di avere del talento, di avere un sogno e che avrai accanto qualcuno che ogni giorno lo inseguirà insieme a te. Questi 2 anni ci hanno aiutato a crescere. So già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine, ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura. Ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare. Scendere in campo e dare il massimo. Domani è una parola dai tanti significati, dalle tante letture. Domani, per i giovani della Campus Italia, vuol dire vivere insieme a pieno, senza riserve, le ultime settimane di allenamento e di vita nella casa della pallamano di Chieti. Domani vuol dire concludere l'esperienza sportiva in Serie A Gold e più di tutto significa guardare oltre, pensare al proprio futuro nella pallamano, alle prossime sfide da affrontare, ripartendo dal bagaglio sportivo e umano costruito nell'ultimo biennio con addosso la maglia del Campus. No, dopo questi 2 anni di Campus ho tipo una sensazione come... che non ci credo che sta per finire tutto questo. Beh, di sicuro è difficile da credere perché ancora noi non siamo abituati a lasciarci tra di noi e ci sentiamo ancora una famiglia, però mi rendo conto che tra poco finisce tutto e sarà difficile, però ce la faremo. Sono ragazzi con cui ho vissuto 2 anni, mi hanno fatto da genitori praticamente, comunque anche quando c'era un problema parlavo con loro, mia madre e mio padre non c'erano, quindi le hanno proprio rimpiazzati, per modo di dire. Anzi, sono super amareggiato che sta per terminare, però comunque sono sicuro che mi lancerà verso un futuro importante, quindi sicuramente lo rifarei. A livello sportivo mi sento molto migliorato sul gioco di squadra, anche perché con questi 2 anni di Campus sto imparando a fidarmi anche un po' di più dei miei compagni, quindi riesco a riconoscere quando posso far tirare qualcun altro, creare uno spazio per lui anziché prendere il fallo e andare a tirare io. Principalmente voglio vedere se sono in grado di rimanere a questi livelli, perché comunque arrivarci è stata una soddisfazione, un altro lavoro mio sarà rimanere su questo livello, fare in modo che questi 2 anni non siano stati sprecati. Di sicuro una delle parole fondamentali di questo percorso è la parola determinazione, perché stando qua abbiamo capito tutti dal primo all'ultimo che il lavoro viene ripagato e la determinazione conta tantissimo, e se ci metti il 100% otterrai dei risultati buoni. Se ripenso a Cristiano Manucci di 2 anni fa mi vengono in mente tanti ricordi, perché ero ancora Cristiano piccolino con 10 kg in meno magari. In questi 2 anni mi sento molto cresciuto a livello umano, anche perché abbiamo avuto l'opportunità di uscire anche da soli in questi 2 anni, quindi di avere un po' più responsabilità su me stessi.
se ci penso al Francesco di 2 anni fa, sono felice, perché comunque sono cambiato molto. Dal bambino insicuro che non riuscivo a stare senza genitori, sono venuto qua, sono diventato, diciamo, tra virgolette, un uomo. Se ripenso a me stesso di 2 anni fa, penso a un giocatore che aveva ancora qualche dubbio, un po' di insicurezze, però sono soddisfatto di ciò che sono adesso, ma sicuramente non è il mio obiettivo finale. Io ancora ho da lavorare tantissimo e non vedo l'ora.